Mentre stavano facendo ritorno a casa in auto, una tragedia ha colpito la famiglia Origliasso, coinvolgendo la piccola Laura, la cui vita è stata tragicamente spezzata nello schianto dell'aereo Air Macchia MB339 delle Frecce Tricolori. A bordo dell'auto c'erano anche il fratello maggiore Andrea di 12 anni, la madre Veronica e il padre Paolo Origliasso. La loro casa si trova a soli 200 metri dall'aeroporto Caselle. L'incidente è stato devastante, con l'aereo che ha colpito l'auto della famiglia come un'ondata di fuoco, causando il ribaltamento del veicolo a causa della forza dell'aria generata dall'impatto. Subito dopo, le fiamme hanno avvolto tutta l'automobile. Il padre, la madre e il fratello di Laura hanno avuto la prontezza di liberarsi dalle lamiere dell'auto in tempi brevi, ma purtroppo la piccola Laura è rimasta intrappolata all'interno. Paolo Origliasso, il padre, ha raccontato di aver udito un rumore assordante e ha immediatamente tentato disperatamente di liberare sua figlia, agendo con coraggio e senza pensarci due volte, anche se ciò significava affrontare le lamiere incandescenti con le sue mani nude. Questo atto di eroismo ha avuto un prezzo elevato per Paolo, che ha subito gravi ustioni alle mani. Nonostante le sue urla di disperazione e i suoi sforzi incessanti per salvare Laura, l'implacabile trappola di fuoco ha impedito a Paolo di liberarla. Il corpo della piccola è stato recuperato solo dopo un lungo e arduo lavoro da parte dei vigili del fuoco. La famiglia Origliasso è riuscita a riunirsi solo alla fine della giornata all'ospedale Regina Margherita di Torino. Andrea, il fratello maggiore di Laura, è in rianimazione, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.